Buon pomeriggio ragazze, buon pomeriggio perché sono già le 2:30, sta per uscire il video, solo che è un po' in ritardo, mi dispiace, ma non siamo riusciti a farlo uscire prima. In teoria dovevamo andare a fare un giro nel centro di Torino, ma piove. Volevo farvi vedere che pioveva, ma ha diminuito un po' e quindi non si vede bene bene. Però c'è il vento, vi faccio vedere un po' il tempo che fa fuori. Ecco. Questo è il tempo che fa fuori. C'è un cielo bruttissimo. Qua ci sono le piante, vediamo se si vedono, ok? Le ho messe tutte qua vicino, boh, mi ha seccato la pianta. Ragazza, adesso l'ho visto perché ieri siamo stati tutto il giorno fuori, quindi non ci ho fatto caso. Ieri mi ha distrutto la pianta. Aspettatela. Questa no, per fortuna, ma questa. Non ci ho fatto mica caso ieri perché siamo arrivati tardi e mica sono uscita fuori. Mannaia. Sa che dobbiamo toglierle, sapete? Mi girano per le scatole. Questo ancora si salva un pelino, ma questo. Adesso vedremo come si fa. Comunque fa veramente schifo il tempo. Tutta. Anche questa ne ha risentito perché ieri ha grandinato. Noi eravamo giù ad Asti. Fai vedere la fogliolina. Questa qua è bucata addirittura. La È bucata. grandine l'ha bucata. Questa addirittura l'ha completamente distrutta. Mamma mia. Adesso le tiriamo. Allora, ragazzi, siccome sta diluviando, ho pensato di mettere via le fragole. Però non mi piace che siete così basse. Aspettate un attimo. Ok, così siete un pochino più alla mia altezza. Niente, non siamo andati fuori perché piove, quindi mettiamo via le fragole per poi fare il gelato. Perché sennò vanno poi a male. Quindi io tolgo solo il picciolo e poi le peso così le metto in freezer già pesate. L'unica cosa, bisogna farla a pezzettini perché sennò poi ogni volta che faccio il gelato le lascio intere e poi è un bel casino frullarle. Quindi io le taglio. Purtroppo ce ne sono alcune che sono già andate male. Non so se arrivo alla dose giusta, sinceramente. Vediamo, ma ho paura di no, ragazze. Le metterò comunque in freezer, quelle che ci sono, però una brutta sensazione. Magari per uno smoothie, una roba del genere. Per forza. Ci ho messo male. Devo fare il gelato, ma no. Almeno che non farò un gelato misto banana e fragole. Non so come viene. Mi dispiace veramente tanto. Però mettiamo quelle che ci sono in congelatore. 136. Io sono pure allergica alla muffa. Quindi fare occhio. Sì, dopo una sciacquata perché adesso vado anche a chiudere la finestra. Queste sono da buttare. Ok ragazzi, le metto in una bustina o coso, adesso vedo. E
lo mettiamo in freezer. Mi pare che abbiamo preso i sacchetti. Esatto. Mi sa che andrò a leggermi un libro perché o pulisco casa, però ragazze, c'è sempre a pulire, quindi c'è due balle così. Perché volevo fare delle cose al computer, ma c'è il temporale. Se mi becca il computer, ciao computer. Meglio di no. Vado a mettere le fragole. Le mettiamo nella freezer. Che barba. Allora ragazze, Manuel è andato a prendere due cose al Basco. Io invece sono a casa perché non mi piacciono i temporali, ho paura, perché ho paura di un fulmine che mi becchi. Lo so che sono cose stupide, però ho paura. E quindi io sono qui che sto iniziando a fare il pane alle erbe. Quindi mi dici di mettere delle foglie di... Aspettate che asciugo un po', perché lo lavate. Ho già messo anche il rosmarino in realtà. Delle foglie di salvia, 3, io ne prendo una magari ancora. A parte che sono veramente grandi, quindi possiamo lasciare così. Poi 6 foglie di basilico, ho preso un po' di basilico, infatti è qua, come vedete. Poi 2 rametti di timo. Il timo l'abbiamo fatto oggi, cioè abbiamo preso la pianta di timo e abbiamo preso quello che ci serviva e l'altro l'abbiamo buttato perché ormai era secco. Quindi vado a mettere un po' di foglioline così. Mi dispiace perché, ma ragazzi, è secco. Non mi chiedete perché, ma è secco. Poi un pizzico di maggiorana secca, io non ho la maggiorana, quindi ho preso la Santoreggia, che è questa qua. Poi un pizzico di erba cipollina, io ho preso un po' di erba cipollina così. Poi ci dice di mettere, di posizionare il misurino, ma io aggiungo anche dell'origano e del rosmarino. Però qua è meglio togliere gli aghetti, perché se mettiamo il ramo grande non va molto bene. Quindi io andrei a togliere il ramo e teniamo gli aghettini. Ah, ho mal di testa, ragazze. Comunque per questo pane ci vuole veramente poco a farlo lievitare, quindi siamo a posto. Vado a prendere il misurino. Ok, ragazze, se riesco a mettere un po' giù. Ok. Posizionare il misurino, fatto avanti, 10 secondi l'ho trita. Quindi ci dice di metterlo in una ciotola, però ragazze, io qua gli darei un'altra tritata in realtà, perché a me sembra ancora troppo grossolano. Quindi diamo ancora 5 minuti, va? 5 secondi, scusate. Adesso poi giro la telecamera che vi faccio vedere i bimbi, perché sennò vedete solo me. Ok. In teoria, secondo me
Non c'è bisogno di lavare il bimbi perché tanto poi va a finire nell'impasto. Giusto? Che ne pensate? Avanti. 250 di acqua. Adesso vi metto con il coso sul bimbi, almeno vedete cosa faccio. Allora, ci dice di mettere 250 di acqua. Ok. Un cucchiaino di malto d'orzo, io non ho malto d'orzo, quindi ci metto semplicemente il miele. Okay, ragazzi, il malto d'orzo se non ce l'avete potete mettere il miele senza problemi. Io sto miele qua è di una persona che ha le api. Avanti, 25 grammi di lievito di birra fresco. Adesso vediamo se ce l'ho. Allora, ragazze, io ho il lievito, ce l'ho in freezer, quindi lo metterò così. Ho letto che dovrebbe lievitare lo stesso, quindi io spero che vada. Speriamo. Avanti, posizionare il misurino. 3 minuti per 37 gradi. Incrociamo le dita. Ok ragazzi, adesso dice di mettere o farina 0 o 1, però io sono la 00, quindi metterò la 00. E ce ne vogliono 300. Ok, avanti, poi 200 di farina integrale. Quindi 200 di farina integrale. Andiamo avanti, il trito che è qua così, ok, poi 20 grammi di olio extravergine d'oliva, se riesco ad aprirlo, ne ho messi un po' di più, avanti, un cucchiaino di sale. Facciamo un cucchiaino e mezzo perché Manuel poi dice che non è salato. Ok, avanti. Posizionare tutto. 3 minuti velocità spiga. Per riscaldare il forno 200, io l'ho già acceso. Fodrare la placca da forno con carta da forno. Scusate. Era Manuel che non si ricorda mai il suo PIN, quindi me lo chiede sempre. Va a fare la spesa e poi si dimentica cosa deve scrivere. Allora, qua è pronto, vado a metterlo qua nella boule per il semplice motivo che il piano devo lavarlo bene bene perché prima con le fragole ho fatto un bel casino. Quindi lo metto qua e lo uso come se fosse un recipiente. Comunque dice di trasferirlo su un piano di lavoro e dividere in 10 palline dal peso più o meno di 80 grammi. E adesso proviamo. Vediamo. Facciamo le palline e poi ragazzi vi faccio vedere la placca perché non mi ci sta tutto, quindi devo per forza fare un po' alla volta. Quindi 80 grammi. Secondo voi saranno così 80 grammi? Bella domanda. 83 ragazze, ho fatto una cosa giusta. Quindi una pallina, ormai sarà che mi sto abituando a fare le cose. Grazie, grazie.
Mi ha di nuovo chiamato perché non sapevo, vabbè. Ah, questi mariti. Comunque, la terza, vediamo se è 80 grammi. E un pelino di più, togliamone un po'. Facciamo la nostra pallina. Speriamo che viene, anche se era congelato, ragazze, il panetto di coso. Ok, poi ci dice di sistemare i panini sulla placca da forno, ok? Praticare un'incisione a metà su ogni pallina. La teglia, così la vedete. Però, ragazze, io... vediamo, non so se schiacciarle o no. Comunque, facciamo delle incisioni. Non l'ho mai fatto questo pane perché ho sempre fatto quello di mia suocera. Quindi non so come viene quello a lunga lievitazione. Però le ho viste da Roberta, che sapete che anche lei adesso ha il bimbi, e quindi ha detto: ma sì, provo a farle anch'io. Così abbiamo il pane fresco, c'è un po' di una cosa un po' diversa e va. Ok, coprire i panini con pellicola trasparente e lasciare riposare 15-20 minuti. Ok, quindi sono le 6, per le 6:20 li metto in forno. Pellicola trasparente, non l'ho ancora usata questa. Ragazzi, io sono contenta che vi piacciono le ricette perché comunque. Io quando ho iniziato a seguire video su YouTube, seguivo make-up e ricette, sinceramente. Scusate, ma è una cosa un po' problematica mettere la cosa, eh? E poi mi ero fissata con make-up, ho fatto il corso di truccatrice. Ho lasciato perdere un po' il cibo, nel senso che non guardavo più il cibo, ma lo facevo comunque sempre a casa, perché a me piace cucinare. Per questo che in realtà ho iniziato con l'attività col bimbi, anche se, ragazzi, vi devo dire la verità, non sta andando molto bene il bimbi. Adesso vi spiego anche il perché. Praticamente, comunque un po' la situazione in cui siamo, che comunque non c'è tanto. Aspettate che sto leggendo, ok? Purtroppo ci sono tanti tanti problemi adesso che c'è il coronavirus, eccetera. Ci sono persone che riescono a venderlo il bimbi, come io spero tantissimo che Roberta riesca nella sua attività. Io però sono una di quelle persone che, ahimè, non riuscirebbe a vendere le cose alla gente. Nel senso, come vi ho detto quando ho scartato il bimbi, non sono una di quelle persone che sta lì a rompere le scatole. Quindi è un po' un problema. Cioè, ho provato, certe persone mi hanno chiesto, però alla fine non si è concluso niente. Quindi molto probabilmente il bimbi torna indietro. E io userò poi il mio. Questo qua, adesso parlerò anche con la team leader, vediamo un attimino come fare, non fare, se aspettare la fine dei 2 mesi o cosa, adesso vediamo. Ritornerò col mio. Niente, aspettiamo 20 minuti e poi mettiamo in forno. Allora, questo, ok,
E per farvi capire che i mariti non ascoltano quello che noi diciamo. Gli ho detto, vado a fare il pane. Cosa hai Aspetta. comprato? No, ma tu stai scherzando, amore, dai. Cioè, lo sa che il pane lo faccio in casa, eh? Cioè, o mi piglia per il culo o... Io, Eh ragazzi, no, è non... perché quello l'ho toccato, l'avevo già messo qua, poi ho detto no, è meglio un altro pane, ma la signora mi ha guardato così. Allora ho detto, vabbè, lo butto via lo stesso. Allora questo è in più, vabbè, quello lo mangio io. E quelle per le bruschette invece. E poi sono il meglio per il mio Io boots. l'ammazzo. Vero boots, sono il meglio. Io l'ammazzo. Guarda quello che ho preso. Allora ragazze, adesso il pane è qua dentro, quindi siamo pieni di pane. Pieni. Calcolate che comunque noi non ne mangiamo molto perché siamo in due. E niente, quello alle erbe lo metterò in... per quanto ci stia, perché non so nemmeno se ci sta, come si chiama? Nel freezer. E l'altro cerchiamo di farlo fuori velocemente. Adesso vediamo, se domani passano i miei, gli offrirò qualcosa da mangiare così facciamo fuori quel pane lì. E poi gli darò due o tre panini da portarsi a casa. Forza. L'unica cosa che ha fatto. Ma aspetta un attimo, 9 euro di prosciutto. Non solo di prosciutto. Sei preso oltre al prosciutto? L'ho detto, la toma. Prosciutto c'è 9 euro tra prosciutto e toma. Sì, sono persone ricche. Allora, quando lui va a comprare, dicevo. No, non mi ricordo più cosa dicevo. Ah, sì, ok. Praticamente, quando lui va da solo a comprare, il problema è che fa anche danni. E quindi lui prima mi ha detto: amore, vieni con me perché se no io faccio Non è danni. vero, lo sostiene lei. Faccio danni, ok? Adesso dice tanto così, ma lo sa anche lui, perché io sono più quella che risparmia lui, invece. Come si è visto, 9 euro di prosciutto, eccetera, più Vabbè, ma era in offerta, pane a quantità, non so, eh? Come fa a non ne ho averlo idea. sostituito? E so che io non è che posso sempre andare con lui per non fargli spendere, cioè che vada anche lui ogni tanto, cioè io di solito vado da sola, può andare anche lui da solo, Ma io vado da solo. però per me anche fai danni. No. Questo lo sostieni tu qui dentro. Vabbè, Già. ragazzi. Buongiorno ragazze, sono mezzogiorno e Manuel si è appena svegliato e non è stato bene. Io mi sono svegliata verso le 10 perché non ho dormito bene, però adesso io volevo fare pranzo e mi sono fatta questo paninetto. Il pane che ho fatto ieri alle erbe integrale con un po' di maionese e un po' di prosciutto. Guardate che buono! E niente, volevo salutarvi. Adesso vediamo poi cosa dobbiamo fare e non fare. E poi dobbiamo anche montare questo video. Non so cosa ne verrà fuori. Vedremo. Allora ragazze, io stavo montando il video, vi chiedo scusa perché questi 2 giorni è stato veramente brutto il tempo, quindi non abbiamo fatto chissà che cosa, la luce non era delle migliori, infatti anche adesso si vede, È quello che veramente bruttissima, non mi è. piace Poi per io non sono niente, stato bene. lui non è stato bene, Quindi sono stati 2 giorni un attimo così. Quindi è un attimino è stata una schifezza, diciamo. Quindi vi chiediamo scusa, tra le quali ha riniziato a piovere. Adesso piove. Sì, grazie. Allora, volevo rispondere a una domanda.
Praticamente Money Dreamer mi ha scritto che se potevo parlare dell'esperienza scolastica della scuola serale. Io non so se tu sei di Torino, di dove sei, ma noi, perché tutte e due siamo andati alla scuola Sì, serale, io ti insieme. dico cosa ne penso io, poi ti dirà lui cosa ne pensa. Mi è scritto che hai 30 anni. Secondo me vai a fare il serale, non andare a diurno. No. Premetto, anche al serale ci sono comunque Ragazzini. ragazzini perché hanno fatto questa cosa che possono andare dai 17 in poi. Cosa che se qualcuno mi guarda a 17 anni non lo fate, cioè fate la vostra strada Esatto, diurno. se avete quell'età lì, come dice lei, diurno. Non andate al serale se non avete sorpassato l'età Sì, della maturità. dell'obbligo della scuola, perché noi abbiamo avuto delle persone che Molto, avevano molto 16-17 giovani. anni, però il serale è fatto più che altro per persone che lavorano oppure per persone che hanno Sì. sono più grandi Che non e non. hanno avuto l'opportunità o hanno fatto degli sbagli magari in passato. Quindi secondo Quindi. me, visto che hai scritto che hai 30 anni, io ti direi di farlo. Se non hai un diploma, fallo. Io Sì. comunque ho finito nel 2018, avevo 28 anni e diciamo che è stata una, no, Non sto spegnendo, ho sbagliato il stata tasto. un'esperienza, molto bella. Ci sono stati dei casini, Ma però molto allora, bella. come esperienza, secondo me bella, sì, perché è un'esperienza, appunto, cioè ti arricchisce sotto certi aspetti. Impari anche, oltre le cose di scuola, a volte impari anche qualcosina che male non fa. E in più, cioè, se te la vivi bene, senza angosce, senza stress, cioè lo stress ci sarà al minimo. Noi siamo entrati in super stress in quinta, da qualcosa di allucinante. Però una volta superata, tanta tanta soddisfazione. Sì, calcola che quando io comunque non avevo il diploma, quindi neanche una qualifica, quando poi ho preso il diploma ero felicissima, anche se anche lì ci sono stati dei problemi Alla alla maturità. maturità che poi vi racconterò così vi farò ridere un attimino, però è stato molto molto bello perché io avevo lasciato la scuola. Non perché non andavo bene, ma semplicemente perché ero talmente tanto timida che mi è venuta una piccola depressione perché avevo paura di parlare davanti alla gente. Infatti, YouTube è strano che lo faccio, ma Non ti ha mi ha aiutato, aiutato, YouTube quindi. ha anche un aiuto. Esatto. E quindi riprendere poi è stato molto molto bello. Sì, io invece avevo una qualifica, avevo smesso semplicemente perché avevo conseguito questa qualifica, ci potevo lavorare con questa qualifica, poi ho avuto i problemi che ho avuto e è diventata totalmente inutile. Con gli anni mi sono chiesto cosa faccio, cosa non faccio, riprendo, non riprendo. Sinceramente, voglia non è che ne avevo moltissima. Però poi quando ho deciso di riprendere ho detto, boh, non mi sono mai realmente impegnato alle superiori e così via. Tengo io perché sennò Mi mi tremo. ci do dentro e portiamocela a casa questa. E così abbiamo fatto. Prima ho iniziato io, lei non voleva. Poi. Allora, lui ha iniziato perché gli avevano detto che era di fotografia. Poi Sì, è alla fine si è ritrovato a fare più che cambiato il altro corso. grafica. Sì, è cambiato il corso. Io sono entrata dopo, ma sono entrata in realtà perché più per aiutare lui all'inizio, perché comunque Era possiamo dirlo, dura, si è era. anche dislessico, Sì. quindi una mano in più sarebbe stato molto, molto meglio. Poi però io mi sono appassionata della grafica e quindi sono andata avanti, tra le quali la mia tesina è stata proprio sulla grafica perché io boh, mi sono innamorata di questo mondo qua.
Lui invece ha fatto la tesina sulla fotografia. Se vi interessa, vi facciamo vedere le tesine. E... No, la mia non so neanche più dove. È là dentro. Io sono molto contenta alla fine di essere andata, perché comunque non avevo un diploma e ho scoperto un mondo che a me piace tuttora. Infatti sto continuando a lavorare in quel campo, anche se sono un po' ferma. Però, come ho detto lui, io non ho intenzione di lasciare quel campo lì. Invece lui non so cosa voglia fare. Sì, io sono in pausa riflessiva. In pausa riflessiva. Come tutti i fotografi, dopo un po' ti pigli una pausa. E niente, quindi spero di aver risposto alla tua domanda, che ti sia piaciuta la nostra risposta. Se hai altre domande sul serale, scrivilo qua sotto che noi comunque ti rispondiamo. Non facciamo un video a parte perché non crediamo che magari possa interessare a tutti, però nei video rispondiamo. È stata dura però, perché alla sera noi andavamo, cioè il serale è alla sera. È dura perché finisce alle 11 di sera e è tosta. Io in quel periodo poi in più lavoravo. Dura. È dura, però ci sono state anche persone di 40 anni che l'hanno fatto. Sì, 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 sopravvissuti, quindi esatto. Quindi noi adesso chiudiamo questo vlog. Vi ringraziamo perché siamo a 3,86, ho visto prima. Siamo felicissimi che state comunque crescendo. Abbiamo notato che leggermente le visualizzazioni sono scese. Non sappiamo se magari perché la gente è ritornata comunque al lavoro, quindi ha meno tempo di, per quello, vedere i video, o se magari non piacciono più questi video. Quindi fateci sapere anche queste cose. Sì, voi qua sotto. Quindi mi raccomando, commentate, mettete mi piace. Sì, iscrivetevi e attivate la campanellina. E noi ci vediamo comunque campanellina domani nel sempre vlog, perché poi lo vedrete domenica. Ah sì. Però invece venerdì uscirà un video, devo ancora capire quale, come incentrare l'argomento che mi avete richiesto, però ci riuscirò. Ora vi salutiamo. Sì. E vado a finire di montare. Ciao ciao ciao.